Ciao, benvenuti all'audiobook trailer di tre ebook di Climate Fiction: Run Around, For Reckons e Songs of Lesser Gods. Sono tutti e tre file in PDF in Creative Commons liberamente scaricabili. A me gli audiobook non sono mai piaciuti, perché sono dell'opinione che i libri si leggono e non si ascoltano. Tuttavia è di moda diffondere audiobook, quindi mi sono adattato e ho pensato di leggere o illustrarvi la introduzione di questi tre testi. Se poi vi piace quello che avete udito, se vorrete, potrete scaricare liberamente i tre testi, leggerli gratuitamente, essendo testi in copyleft. Ciao e buon ascolto. Run Around. Run Around è un testo di climate fiction incentrato sulle climate change wars. Il testimone proviene dall'universo atteso e racconta la sua esperienza bellica sull'isola del Giglio, invasa dai cartaginesi. Run Around, inizio di capitolo 1. È mattina, circa le 7:07 di una bella giornata di sole, estiva. Camminavo velocemente in silenzio, seguito dal granatiere. A parte i passi ritmati del cuoio che sbatteva sull'asfalto, si sentiva solo qualche sporadica cicala ed una lieve brezza mattutina di terra che tirava verso il mare. Odore di rosmarino, aranci e forse di lavanda ed un forte odore di mare. Rapido ed in silenzio, sul margine sinistro della strada mi guardavo attorno guardingo. Poco distanziato da me, sul margine destro, il granatiere faceva altrettanto. La strada era sgombra dai cartaginesi ed un po' desolata. Tagliava la valle a V. Attorno a noi un bel paesaggio mediterraneo che, in prossimità della costa, diventava più sassoso ed aspro. Macchia mediterranea fitta lungo i bordi della valle, uliveti, rocce e terreno incolto. Sporadici resti di qualche campo cinto da muri a secco, oltre a qualche terrazzamento incastonato lungo i fianchi della valle. Alla base, alle 5:10, il capitano mi aveva chiamato al rapporto. C'era una missione per me, un'incursione sull'isola di Maldem. Mi siedo e il capitano mi illustra il piano. C'è da annientare un sistema di telecomunicazioni sull'isola di Maldem, in pieno Mediterraneo. È stata invasa ed occupata dai cartaginesi, questa fottuta isoletta. C'è nascosta una maledetta stazione radar. È mobile, è piccola e dannatamente facile occultarla. È spostata continuamente attorno all'isola di Maldem e guida gli sciami cartaginesi, complicando la vita alla marina degli Stati Uniti d'Europa. Il satellite ha beccato 12 ore fa, nella cittadina di La Riviera, la base con la parabola e l'equipaggiamento. Non è possibile bombardare l'isola di Maldem, perché c'è carenza di aerei, quasi tutti impiegati dal corpo di spedizione UE in sostegno alla CSI oppure sul teatro bizantino. Quel fottutissimo apparato cartaginese non è sempre in funzione. Si accende e si spenge per pochi minuti di notte, quindi i missili antiradar hanno difficoltà a centrarlo, perché devono anche avere i cartaginesi qualche maledetto impianto gengiscano di contromisure elettroniche per la guerra elettronica. La marina non ha navi per cannoneggiare l'isola, sia perché è impiegata a filtrare ed intercettare gli sciami cartaginesi, sia perché i cartaginesi spesso si spostano nell'interno dell'isola e non c'è tiro navale. Non resta che sbarcare un plotone che vada in caccia per tutta l'isola di questo maledetto apparato cartaginese. Four Reckons. Sono quattro racconti di fantascienza sul tema delle climate change wars. 3 su 4 dei contesti narrati possono essere anche giocati sulla piattaforma ludica della Bohemia Interactive, ARMA, ovviamente previa programmazione dei relativi contest tattici.
È per questa ragione che sono indicati meticolosamente dotazioni ed armamenti dei vari protagonisti che appaiono nei racconti. Il primo racconto è un breve spaccato a tema sulle rivolte subsahariane che furono osservate dal sergente Graves. Egli narra il suo punto di vista dall'universo ottimista. Quindi non conosce Guerre Puniche 2 perché nel suo spazio-tempo tale evento catastrofico non è mai detonato. Al termine del libro, una breve intervista al sergente Graves che spiegherà il perché l'ebook Rocky Top è in pause e forse non verrà mai scritto. Capitano Miller, i lettori lo ebbero a conoscere letterariamente in Remington Ride. Era l'ufficiale che sulla LHA, Landing Helicopter Assault USS Tarzawa, gestì la squadra Razor dei Marines che finì dispersa nel caos del nuovo Medioevo italiano. I lettori ritroveranno il capitano Miller sul campo di battaglia, da qualche parte in un'isola greca, dopo una missione NATO finita male a causa dei molti MAMPAD, missili terra-aria spalleggiabili, detenuti dai cartaginesi durante le guerre puniche 2. Il terzo racconto di Climate Change Wars è un breve interquel. Il tenente Miles espande il suo dramma in Rim of Hell, narrando ai lettori in dettaglio quello che accadde nel 2050 all'aeroporto di Malta tra le 0:22 e le 6:30. New entry tra i testimoni della Terza guerra mondiale e il sergente dell'Armata Rossa Arkady Sokolov. Il militare russo parla anche l'inglese, è stato quindi possibile tradurlo in italiano, offrendo ai lettori di Climate Fiction Wars uno spaccato del 2050 in Siberia durante la battaglia per Kalinka. De fatto, questo racconto è l'opening che poi sarà la saga di Siberia 2050. Sons of Lesser Gods. Le credenze greche narrano che Marte fosse il dio della guerra. Tuttavia, a pareri di altri popoli con altre mitologie, in ogni confronto violento c'erano sempre anche molti altri dei minori che osservavano, premiavano o punivano gli sciagurati umani che si combattevano spesso per motivi stupidi. Sons of Lesser Gods, questa vi sto leggendo la prefazione, alias Figli di Dei Minori, è un nuovo ebook di Climate Fiction incentrato, come gli altri ebook, sulle Climate Change Wars. L'ansiogeno testo narra le memorie di cinque testimoni del 2050, quali raccontano di tre battaglie di minore importanza che ebbero a deflagrare durante la Terza Guerra Mondiale e Guerre Puniche 2. Tutte le memorie sono state intercettate dal backseat dell'RF4 Phantom 2 di Blackjack, per cui è ovvio che le suggestioni musicali che scandiscono l'incipit del testo siano in inglese, dato che risentono dell'apparato hardware del velivolo. Tutti i racconti possono essere esplorati all'interno del software della Bohemia Interactive Arma 2 o Arma 3, previa alla programmazione dei contesti tattici. La battaglia di Fort Polignac. Il primo breve racconto è centrato sul tenente Vincent Renault della Legione Straniera. Questi dipingerà un piccolo affresco della battaglia per Fort Polignac, Algeria, Nord Africa nel 2050. Il racconta come incipit il testo e la suggestione audio di Blue Side of the Mountain by the Steel Drivers. Il colore blu in ambito militare è solitamente associato a truppe amiche o defenders, mentre il colore rosso è correlato a truppe nemiche o aggressor. È dentro una galleria scavata nella roccia e ricoperta di detriti, simile ad una montagna, che il tenente Renault era di guardia. Molti decenni prima della detonazione di Guerre Puniche 2, la Francia ebbe a smantellare le centrali nucleari a fissione che erano palesemente obsolete,
Materiali pericolosi quanto i rifiuti nucleari radioattivi furono immagazzinati in una gigantesca galleria scavata nella roccia, in pieno deserto nel Sahara. L'Algeria ebbe ad affittare alla Francia, in un contratto di 1.000 anni, una vasta area del deserto del Sahara. L'area, designata a deposito di scorie e materiali radioattivi, fu quella di Fort Polignac, alias Illizi, in cui furono stivati in una galleria artificiale un'enormità di rifiuti radioattivi francesi. La cittadella di Illizi fu abbandonata, tutta l'area fu interdetta per ragioni di sicurezza, per un raggio di 500 km e denominata Dead Zone. Nessuno poteva entrare in quest'area, pena l'imposizione di forza letale distribuita dai militi francesi che erano di guardia, supportati dal sostegno aereo e tattico dell'esercito algerino. Sostavano per contratto nel 2050 nella cittadina fantasma di Fort Polignac il drappello del tenente Renault, il quale era in servizio nella Dead Zone, per vigilare sul deposito di rifiuti radioattivi. Sua missione nell'area di Fort Polignac avrebbe dovuto essere solo di 3 mesi, poi un nuovo contingente avrebbe dovuto rilevarlo, ma ovviamente le cose non andarono proprio così. Dalla testimonianza del tenente Renault si inferisce che la battaglia per Fort Polignac ebbe ad accadere poco tempo dopo la levata di Cartago, quando le guerre puniche 2 erano già detonate nelle Yellow Buffer Zone e pochi giorni dopo la detonazione di World War III in Siberia. La battaglia per Surgut. Ritroveremo in questo testo le memorie del tenente De Zhao, 2° Plotone, 3ª Compagnia, 1° Battaglione, 2° Reggimento, 180ª Divisione di Fanteria Meccanizzata della 9ª Legione del Fronte dell'Est dell'Esercito Imperiale della Repubblica Popolare Gengiscana. Il tenente De Zhao trascinerà il lettore sul campo di battaglia di Surgut, nel basso piano siberiano centrale, nella World War III in Siberia 2050. Il racconto è il sequel di Operazione Yans Kiang e questo racconto ha per incipit il testo e la soundtrack Xiang, Chinese Battle Music. L'accerchiamento di Surgut, lo stesso identico evento, l'assedio a Surgut, sarà raccontato dal punto di vista del sergente Elizaveta Ivanov, Prima Compagnia, 297ª Brigata Missili di Difesa Aerea dell'Esercito della Repubblica Zarina. La storia ha come incipit sonora il pezzo di Ursine Volpine FT Annaka Wicked Games. Per cui questo testo, il racconto, è da considerarsi il sequel di Let's Light It Up, l'assedio di Surgut. L'assedio di Surgut sarà anche raccontato dal punto di vista del tenente James Gustofsky, il primo plotone, compagnia B, prima brigata dell'undicesimo Hussar Cavalry. La sua storia ha come suggestione sonora il pezzo di Black di Cary Kimmel, per cui questo racconto è da considerarsi il sequel di Battle for Kalinka, la battaglia di Capo Feto. Ultimo testimone, non meno importante degli altri, è il tenente Giovanni Rossi dell'Esercito della Repubblica Federale Italiana, che ci racconterà la battaglia per la spiaggia di Capo Feto in Sicilia, nel Mediterraneo centrale, durante le guerre puniche 2. L'incipit della sua storia è la suggestione musicale di Evil Ways di Blue Saraceno. Ci sono molte guerre puniche 2 per cause endemiche o per diversione strategica. Le memorie di tale complesso evento scaturiscono da tanti testimoni, i quali le narrano in modo differente a seconda di quale universo, pessimista o atteso, provengano le loro testimonianze. Nell'universo atteso, la Repubblica Italiana, sotto lo stress esterno delle guerre puniche 2, si frantumò in 3 parti, finendo anche devastata da una guerra civile.
Nell'universo pessimista, la Repubblica Italiana si dissolse per shock finanziario e valutario. Le istituzioni italiane scomparvero in un nuovo Medioevo, vari anni prima della detonazione delle guerre puniche due. La penisola italica nelle guerre puniche due fu infatti una colonia succube a Cartago, quanto una realtà ostile ad Euroma. La peculiarità delle memorie del tenente Giovanni Rossi è che il suo racconto è relativo ad un interstizio irrazionale, posto a metà strada tra l'universo atteso e l'universo pessimista. Per questa ragione la storia che ci narrerà il tenente Giovanni Rossi è molto interessante, essendo una novità assoluta. Nel contesto storico da cui proviene il tenente Giovanni Rossi, la Repubblica Italiana si era scissa pacificamente in due stati, spartendosi l'enorme debito pubblico italiano. C'era la Repubblica Federale d'Italia, ossia il centro-nord della penisola italica, con valuta euro. Poi c'era la Repubblica Democratica Italiana, un pezzo del centro Italia con il sud della penisola ed alcune isole, dotate di lira borbonica, la cui moneta finì per essere subito iperinflazionata, pari alla carta straccia. Tenente Rossi ci racconta che non correva buon sangue tra le due entità politiche, che una volta erano unite in un'unica nazione. Dopo un breve preambolo, con cui il tenente Rossi illustrerà come la penisola italica era finita in questo cul-de-sac, il militare del corpo dei bersaglieri trasporterà il lettore nell'inferno della battaglia della spiaggia di Capofeto in Sicilia, nel Mediterraneo centrale, durante le guerre puniche 2 nel 2050. Auguro a tutti un'angosciante lettura. Ciao. Thank you.